Do you want to know a secret? This tale of foolish people long ago, I know what happened and what is true, but I don't know how it should end. Let me tell it one more time, and perhaps together we will see. Really nice. Months of planning, favors, everything is waiting for us. We are here to show Ferelden how Ole commands the game. Several jobs and a personal score of my own, but the rest of the night is yours. Think you're up to it, Twitty thing? You know I'm ready for anything. Of course you are. You're mine. I'll be watching. Don't let me down. Love to watch her go. Returns me to the stone. Focus. A little fun with the wigs of Ferelden. They weren't expected. Not like in Orle. The clients want a little stealing? A few insults? And some good old revenge. Eyes open. We've got our targets. Let's find them. The goods we're after are stored here, in the square. The guards will be looking for any excuse to bring out the blades. Go on, find an inn or some place. My streets are staying quiet. Really? From the poor box? If their maker misses this, the Chantry has bigger problems. We style Liliana. That is the game. Well, I see a cache of it. The mage collected. Sketch, did you know? Friendly now. The guards have no reason to chase us yet. Mm-hmm. Another clue. Thank you, collector. I'm watching. Renwald's relics, as if he found them. There's our northern trinkets. Sounds like Marjolaine found her mark. Yeah, quite the target. Busy fingers. In the streets. Would be up to us now. Good. Bring him on. You ever get enough? Nope. Import of import. The man thinks he's clever. This bunch won't wait for an explanation of this. Ugh. Dead people jewelry. It's not as pretty as I remember. Maybe these things have a bit of finery. This Sir Wally has clearly never been to Orle. Let's put these to better use somewhere. He'll have some explaining to do now.
Let's see what we can do for Mr. Renwald. Let him explain why he's got these in store. Poor Denerim will be in chaos when the market opens to claims of theft. Aye, a soft target, this bunch. Time to clean the street! Thank you, Collective. There's our noble to disgrace. I knew something was fishy. Don't let them hear me! Beating. You're supposed to strip him of dignity, not his things. It'll be both if we find an amusing place to leave them. Watch out! Time to clean the streets! Mage was a little more. More possessive than you let on, Sketch. It's just a group that I kind of understand. Huh. Well, his trinket looks to be worth a nice amount. Unless we find an. Oh, Marjolaine was hard on her poor captain. One day. Come on! Who? Jovi Maris? Oh, no, I was supposed to be safe! Sorry, you told stories about the wrong noble. I ain't going back! I'm not! Good with me. Poor bastard! It's done. Oof! How did it get so heavy on such terrible...
Waking with a dead man will not help his situation. Passed out on the job, holding suspect materials? Disgraceful. It's a start. Marjolaine? Marjolaine! Don't tease me today. That's how we do it. Ooh, pretty thing. Out of breath, hair in a state. You'd be a scandal on the streets of Orlais. And you love it. If I'm not mistaken, you want me this way. You think you know a lot. Like how to get back at my poor captain. You'd have done worse if you knew him. We are done with distractions. Now I have something special in mind. Len. Aye, Marjolaine. Make sure she has everything she needs. There will be no rest for us tonight. I need only my skill, Marjolaine. I am always ready. That, my pretty thing, is what I like to hear. Sodding stone. You can't come to Denheim without visiting the Earl's estate. You're mad. The Earl is away, and most of the King's patrol has been drawn to some sort of trouble in the market. Our employer just wants us to plant some embarrassing papers under the cover of a burglary. It will be assumed they were here all along. Unless you think you're not up to my challenge. All right. We keep what we steal along the way. There's a good girl, just like the game in Orlais. Spit up, divide the guards, and find a way in. And deposit the papers where they can be found by servants. In the bedroom, nice and personal. Don't keep me waiting. Tonight is not about shadows. Tonight is not about shadows. Voi speravate che stavo zitto in questo video, vero? E invece no. Hello guys, stai zitto, brutto stronzo di un maghetto. Stack e tag. Zitti. Silenzio. Siamo qui sulla DLC di Dragon Age, il canto di Leliana. La prima parte è stata muta perché volevo proporre quel video a un canale che purtroppo non voleva il commentary. Quindi ho provato a star zitto e fare il video, ma non è stato accettato perché non erano interessati a alle DLC di Dragon Age. Tu fottiti, brutto soldatoriti di merda. Muori. 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 Perfetto. Ecco, c'è il cagnolino da far fuori. Il Mabari. Mabari, Mabari, vam. Un povero Mabari. Troppo. Ho trovato un corpo di un soldato. Perché i corpi dei soldati sono molto utili. Comunque dicevo, non è stato accettato perché Dragon Age dicono che è troppo vecchio. Comunque qualcuno ha caricato un video di Dragon Age, quindi ho detto, boh, provo a proporre la mia serie di DLC. Perché non c'era il canto di Leliana, ha detto, boh, proviamo. Ma non lo volevano. Non so se magari questa serie, quella DLC di Dragon Age, vi potrebbe interessare. Ma visto che ormai ho fatto il primo episodio e in sé per sé questa DLC non dura neanche tanto, dico, bom, finiamola. Magari se vi piace potrei fare anche le altre DLC, oppure proprio il gioco vero e proprio. Oh, che colpo che gli ho dato. Questo credo che abbia fatto molto più male a lei che a me. Corpo del soldato. Un altro corpo del soldato. E andiamo qui dove c'è un terreno smosso di recente. Proprio un bel posto per nascondere qualcosa, se ti piace scavare. Nascondi i soldati qui. Zic, zic, Minecraft, zic, scava, scava. Così nessuno potrà notarli, contento, stack. Soddisfatto, soddisfatto, molto soddisfatto, mi piace.
Cosa ti piace, Steak? Molte cosce, molte cosce. State zitti! Ok, basta. Forse queste qua non sono le migliori facce che potevo dargli, ma vabbè. Entra dalla finestra. Quale? C'è un albero. No, sto sedendo livello. Ah, mi arrabbio sull'albero e entro da quella finestrolla. Interessante, ragazzo. Molto interessante. Caricamento. A Orleis mi ero infiltrata diverse volte tra gli aristocratici. Non c'era furto che non potessi gestire, qualunque fosse il nobile bersaglio. Il nobile bersaglio. Right. Bene, troviamo altri soldati e sfoghiamoci un po' prima di piazzare i documenti. Adoro quando parli così, anche tu, Steak! Faccio un morto. Tutti sono saliti di livello, quindi ne approfittiamo per potenziare in destrezza. Abilità con le armi e impari. Cosa puoi imparare con le due armi? Raffica, sfugge danni con ogni colpo. Raffica a presa. Tu impari. Aumentiamo la forza e impari a far questo. La sopravvivenza, che è utile. E impari, vediamo un po' cosa posso imparare. Assalto, dai. Tu che sei il mio maghetto fighetto, aumentiamo un po' la tua magia. Ti diamo anche un po' di abilità di battaglia. E mi impari a utilizzare il risveglio, che praticamente consiste che se qualcuno schiatta, lo riporta in piedi subito. Ok, mettiamo lì le cose di cura, che non si sa mai. Apriamo la porta. Ciao! Come va, ragazzi? Ta, ta, ta. Ciao. Il colpo della cintura. Un cazzo delle balle che sta sempre violento il nostro amico, molto violento. Avanziamo. Porta. Porta. Una cassa. Roba. Soldi. Chi cavolo è che urla? Gente. C'è un soldato, un sergente e un balestriere. Io uccido il balestriere e gli altri due fanno il lavoro sporco. Beh, uccidilo. Bellissima, mi è piaciuta tantissimo questa. Qua c'è il sergente. Falciata. La testa è partita. Apri la porta. È chiusa. Sergente, dammi la chiave, lo so che ce l'hai tu. Perfetto. Grazie mille delle chiavi. Apriamo la porta. Un video. Cosa c'è? Avanti, comandante, vogliamo il vostro drago. Detto anche bene. Ma cosa? Ora si tromba. Ok. Credo che questo era meglio evitare. Voi invece andate in bianco, sapete? Sapete che andate in bianco? Oppure lo stavate facendo qua dentro? Mi nascondete qualcosa voi due. Mi nascondevate. Dei pugnali, dei soldi, uno scrigno con ciotola delle leggende incise, soldi. Loro non mi danno niente. Lì c'è una porta. Apriamo la porta. More soldiers. Soldato. Oh cacca. Maghi. Prima i maghi. Ricordate, in qualsiasi gioco che siete, prima i maghi, che sono i più bastardi infami personaggi di qualsiasi gioco. Vi addormentano, vi drogano, vi velenano, vi immobilizzano, vi stuprano, vi insultano la famiglia, la madre, i genitori. Avete capito. Allora, collana. Collana, guarda, non mi interessa. Tu ce l'hai, meno uno forza, però. Da, lo do a te tanto. Che cazzo te ne fotte da te della forza? La forza non scorre così potente in te.
Oh, ok, qua c'è il diario personale. C'è un baule. Abilità insufficiente, fottiti. Punto di interesse. Tanto finché c'è il video mi bevo un sorso d'acqua. Altrimenti la voce non riesco più a farla. Ah, ok, meglio. Ah, questi sono sigilli orlesiani. Bestia bambolina, non possiamo trattenerci a lungo. Marjolaine, dove eravate? Chi era quell'uomo? Cosa? Oh, un ufficiale, non importa. L'ho contattato per non usare le maniere forti. Un ufficiale? Chi? E che mi dite di questo? Sigilli d'esercito orlesiano sui documenti? Non è il momento di discutere, Liliana! Non mi pare. Liliana, dopo! Andiamo! Voglio scopare! No, questo non c'era. E batto, smette di fare sta voce. È una tortura. Ah, siamo arrivati alla casetta. Ho anche levelappato. Se manca un po' la costituzione, altrimenti qua muoio subito. E mi imparo a fare il... Il personaggio attacca una volta, fingendo di andare male sul mio stadio, a meno che questo non superi una prova di resistenza fisica. Ok, mi piace. Questo lo metto qua e questo lo metto qua. Tu sei il mercante. Mi sembri un po' giù, ragazzo. No, questa qua è una voce di merda, potevo è. Mostrami quello che hai! Immediato. Durante le tue scopate notturne con la tipa di prima. Vendiamo tutte le puttanate che ho trovato. Tipo questo, 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 questo. C'è qualcosa di utile che mi puoi vendere? Un fottuto arco scaglia lancia. Scaglia lancia. Vabbè. Per mago questo no. Mago, mago. Ma tutta roba per mago hai. Sai che sei un po' sfigato, amico? Sì. Oh, finalmente qualcosa che mi può piacere. La sacca oscura, quest'anello, mi piacciono. Dammi tutti gli impiasti curativi che hai. E hai mentito questo veleno? Sono veleni. Tomo dell'abilità, mi piace. E per il resto hai solo schifezze assurde. Fottiti. Posso creare qualche veleno? No! Allegria. Equipaggio. 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 Utilizza. E vaffan bip. Mi dai un punto abilità nel rubare. Ok. Qua sono i miei due amici. Libro di stack. Sacca di tag. E possiamo andare dalla troietta. Facevo bene a preoccuparmi. Non è importanza! Ricordate qual è il vostro posto. Non dovete contraddirmi davanti agli altri, Liliana. Né in campo, né altrove. Il gioco è un'altra cosa. Passiamo da un nome all'altro e l'autorità chiude un occhio. È semplice. Divertimento. Ma questi documenti, se i sigilli sono dell'esercito orlesiano, portarli nel Ferelde sarebbe alto tradimento. Marjolaine, nessuno chiederà no che sono un atto di tradimento. C'è l'impiccagione per questo, lo sai, vero? Porta puttana. Oh, bambolina, sperduta in un luogo sconosciuto. Tutto questo riguarda me e quell'ufficiale, vero? Non cambio il discorso. Erano affari vostri. Sono disposta ad accettarlo. Ma questo è diverso. Conoscevo delle persone accusate di tradimento. E mi mancano tutte. Se siete convinta che ci stiamo sbagliando, cambierò i miei piani. Ma sapete che in questi casi c'è sempre un prezzo da pagare. Dobbiamo sistemare tutto.
Sapete, sapete che questa è la cosa. Ho capito, datemi solo un momento. Here we go, it's me, Mario, yahoo. Ok, andiamo avanti, va. Siete pronta? Non sarà affatto facile. Lo so. Torneremo quando si farà. Si farà di nuovo buio. Non ti aspettare un secondo. Potremmo. Aiuto, non ce la faccio più. Basta far parlare le ragazze. Spero di non averne mai parlare con nessuno. Andiamo. Ho sbagliato voce. Here we go. Dormire più tranquillo. Vi maledico tutti quelli che stanno vedendo sto video. Non ce la faccio più a fare le voci delle ragazze. Avevate ragione, non c'era nessuno. Forse non c'è più niente di prezioso da sorvegliare. Forse era meglio senza commentari. Leggi, prendiamo quei documenti e filiamocela. Documenti. Interessante. Nemici. Here we go. Lo sapevo. Forse dobbiamo fare più silenzio. Cercherò di distrarli. Andate! A fare in culo andiamo. Colpa tua, puttana di merda. Dai, defiliamo. Defiliamo via. Here we go. It's time to run. Soldati fuori servizio, mi creerete molti problemi, vero? Siete senza niente. Mi ammazzo come niente, stronzi. Ok, anche tu. Ok, andiamo avanti. Altri nemici. Ciao soldati, come state? Tutto bene? La vostra famiglia vi manca? Beh, credo che vi mancherà. Perdi, mi piacciono così tanto queste finish. Gente che viene squartata in questa maniera. È qualcosa di fantastico. Mago di merda. Non cerchiamo rissa con altri inutili nemici e avanziamo. Ciao amico, come butta oggi? Tutto bene? Tanto muori. Anche tu, tanto muori. E l'altro è laggiù. Addio. Qua c'è una porta inutile, vero? C'è una cassa. Cosa contiene la cassa? Unguenti, vabbè, nulla di speciale. Così. Andiamo avanti, porta. La cucina. La porta. Altra porta. L'uscita. E stiamo scappando. Non ci hanno presi e stiamo scappando. Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Ecco Marjolaine! Però andremo a parlare con lei nella prossima parte. Mi salviamo qui nella tenuta nobiliare. E nella prossima parte andremo a parlare con Marjolaine. Anzi, prima di chiudere, aumentiamo un attimo di livello i nostri personaggini. Ok, gli diamo l'abilità. Questa. Aumentiamo anche il mago. Magia e un po' di volontà. E ti diamo sigillo della vita. Ok, risalviamo la partita e ci vediamo nella prossima puntata di Il canto di Leliana. Dal vostro Shen è tutto, alla prossima. Ciao gente, bye bye, ciao. Hello guys, bentornati su Il canto di Leliana. Anticipo che non mi ricordo più un cavolo delle voci dei personaggi, quindi non uccidetemi. Torniamo da Marjolaine. Marjolaine, ho fatto il possibile, ma ne arriveranno altri. Va tutto bene. Possiamo unire tutto sui documenti. Deve esserci un'ambasciata. Orlais può mandare una petizione. Mammolina, cosa cazzo vuoi? Ci crederanno.
sì che ci crederanno. Il nostro piano funzionerà, vero? È una via di uscita, sì. Oh, what the fuck? Che è successo? Ma sei reddito di me, come cazzo mi ha coltellato sul davanti? Cioè, ha fatto whatza. Questo fa male. Fa male, fa male. Bene, bene, bene. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Una spia elisiana catturata in possesso di informazioni riservate del Ferelden. Avremo una bella ricompensa. Harven! Bastardo infame. Dopo che ci saremo divertiti, ovviamente. Stu, pro, stu, pro, stu, pro, stu, pro. Mi è arrivato un ascio in testa. Una mazza. Traditi sconfitta. Capì che le regole erano cambiate. O forse Marjolaine aveva giocato un altro gioco fin dall'inizio. Stava giocando a Minecraft, in realtà. E stava preparando un'orda di zombie da mandarci addosso. Non credo che era questa qua la storia. Possiamo anche renderla possibile. E beh, fa bene a piangere, cazzo, l'hanno infilzata e l'hanno buttata in prigione. Ho perso un bel po' di sangue. Non è ciclo, credo. Non credo sia il ciclo. È peggio di vederle morire, vero? Quando si viene traditi dalle persone che più ci stanno a cuore. Ma chi? Ma chi cazzo? Ma... un'amica. Posso aiutarti? Solo se vorrai essere in ci... aiutata. Scusate. Male. Vi ascolto attentamente. Spero non mi stiate ingannando. Non potrei sopportarlo di nuovo. Sei ferita, dentro e fuori. Marjolaine sa colpire i punti più vulnerabili. Credimi, lo so, mi ha sfondato la patata. Non... allora non so neanche la prima. Hai già abbastanza nemici, ragazzi mia. Perché ti schieri contro te stessa? Pam! È arrivato un dildo. Altri ne bisogno di te, anche nelle tue condizioni. E da ciò puoi trarre una forza che non puoi immaginare. Devo andare, ricorda che puoi farcela. Diventare Super Saiyan. Non lasciatemi, non posso farlo. Ehi, ehi. Fuck, fuck. Era proprio un fuck. Un fuck. Ok, allora. Qua c'è pugnale di Pelerin. È una chiave. Allora, level up, level up, level up. Avanti. E puh, puh. Sopravvivenza, va. Tanto parlare che cazzo mene. E cosa abbiamo ancora? Facciamo esperto di più armi, va. Ok, inventario. Diamoci subito il coltellino sfigato. E andiamo. Aperta la porta. Andiamo di qua. Credo che non me lo faccia fare. Quindi andiamo dall'altra parte. Fantastico, un cancello. Casualmente c'è un cancello in mezzo alle palle. Una porta. Nemici! Sempre nemici in mezzo alle palle. Dai, muori. 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 E muori. Cazzo le palle. Siete vivi, ragazzi? Aspetta, questo chi cazzo è? Ma non era l'amico di Marjolaine? Quello che... abbiamo venduto le cose. Sì, è lui, è lui, è lui. Vabbè. Specializzazioni. Templare. Facciamo campione, tanto cavolo ce ne frega noi. Campione, urlo di guerra. Sì, ci sta bene. Questo, 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 questo. Tanto non me ne frega niente. Situazione in un'altra muta forma, perché da costruzione matura natura, destrezza e attacco. Ma sì, facciamo anzi, guerriero arcano. Non posso fare mago del sangue. Vabbè, peccato. Avanti. Ok.
Leliana? Sì, sono io. Sono io, Leliana. Ok, scrigno con tutta la mia roba. Ragazzi, credo che vi dovrei equipaggiare qualcosina, altrimenti qua mi crepate subito. Tutti metti questo. Qual era quella buona veste dell'artificiere? Armi, ti do il tuo bastoncino del cavolo. A te ti do la spada più il pugnale di Perlelin. Perlelin. A te vai con scudo e spada, ma credo che in questo momento è meglio darti due fottuti pugnali. Armatura d'arte, abito popolano, no, un cavolo. Ok, torniamo qua. Anello d'argento, non mi serve. Oh, tu, amico mago. Tieni. Tieni. E tieni. Perfetto, possiamo procedere. La sarcinesca è alzata e noi andiamo avanti. Qua c'è un altro posto. Nemici! Nemici everywhere! E beh, posso tornare a usare le skill. Muori. No, il Mabari no. Stop. Usa subito l'impiasto di cura. No, è morta. Tu non puoi resuscitare. Il personaggio per... no. Risveglio. Ok. Grazie. Ok. Mago di merda. Oddio, che male. E muori. E muori. Perfetto, è morto. Ci siamo fatti abbastanza malino, ma è morto. Ah, il mago mi dà qualcosa. Documenti e soldi. Non mi serve un cavolo, però li prendo. Che succede? Pam pam pam. No. No, Tag. No. Il nano, no. È morto. Ok, qua ci sono delle armi. Molto interessante. Prendere un'ora Tag. Allora, so già cosa devo fare. Devo aprire il menu, andare sul mio maghetto e utilizzare... Dov'è? Lama di Tag, che è un dono che gli dà un potere. Allora, tu Leliana sei nella merda, quindi ti ho il coso. Qualcosa che è più potente per te? Dal Mirage? No. A te diamo il Dal Mirage. Togliamo questo coltello di merda e gli diamo quell'altro. Dov'è? No, intanto non abbiamo altre robe, quindi ti tocca metterti sta merda. Perfetto. Altre robe no. Ma qua ci sono dei nemici da uccidere. Tam, pum, pam. Tam, bam, 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 pum, bam. Bam. Ok, abbiamo aperto abbastanza il culo. Qua che c'è? Cotta di linea dura. Uno scrigno. Abilità insufficiente. Fuck. Scrigno. Scudo del capitano. Quindi, no. Cosa potrà? No. Potenziamo il nostro Sir Daniel Fortescue. Con il suo scudo. E la sua armatura. Beh, meglio di niente, dai. L'ho un pochino rinforzato. Via, 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 raga, raga, via, via. Allontaniamoci, allontaniamoci. E perché? È perché ci sono tanti Mabari lì dentro. E se non ci allontaniamo, moriamo all'istante. Bam. Bam, sbam, sbang. Ok, possiamo riavanzare. Oh, dei morti. Sì, dei prigionieri, non dei morti. Boh, almeno sono ancora vivi per ora. Poi non so.
Perfetto. Apriamo la prova. Adia. Prigioniero. Prigioniero. Scrigno con dentro. Oh, dell'equipaggiamento per il nostro amico. Perfetto. Allora, amico. Amico mio, tipo che non mi ricordo il nome. Sizzle. Sizzle. Tieni il tuo coso e il tuo cosa. Ok, direi che sei già messo un pochino meglio di prima. Qua c'è un'altra porta. Pila di sacche. Con dentro. Boccone doppio del Mabari. Cosa me ne dovrei fare? Non ho un Mabari. Vabbè, ce lo portiamo dietro. Qua c'è un'altra porta, dietro altri nemici. Cacca merda. Cerchiamo di fare fuori tanto questo. Ci occupiamo del Mabari. Perfetto. La guardia. Muore in fretta. Andiamo a fare fuori il mago di merda. Merda, ho ucciso il suo amico. Vabbè, è morto. Sketch di merda che muore così. Documenti privati, tanto non ce ne frega un cavolo. Qua c'è qualcosa? No. Ah, la luce, vedo la luce. Sì, è abbastanza preoccupante come situazione. È morto Tag, Marjolaine ti ha praticamente tradito e ti tocca andartene. Scappa! Scappa! Segui la luce, segui la luce. È morta. Sento dei passi. Ora sei al sicuro. Molto bene, molto bene. Sono al sicuro. La libertà era una piccola consolazione. Marjolaine mi fa costretta a vedere gli orrori del gioco. Mi sentivo una pedina. Sempre Minecraft sta parlando. Dorothea! Dorothea! Che succede? La vostra ospite è svegliata e mi vuole stuprare con un coltello. Beh, lo vedo. Concedici solo un momento. Dorothea! Calmati. Ok. È caduto il coltello. Perfetto. Ciao amica. Avrei di sicuro molte domande. Perché mi avete salvata? Mi avete salvata? Mi avete dato una chiave? Non avevi bisogno di una chiave. In qualche modo saresti riuscita a ingannare una parte, una forza della struttura. Anyway, all I did was suggest that you are never powerless when others are in need. But why? Because I needed to heal the same thing when I was in your place. This is a chantry? Am I to be arrested? The chantry is not an arm of the king's law. Although I am certain these good Fereldans disapprove of both of our actions. But you are one of them. I am also a Legion. They have no reason to listen to me. But they know that if I fail here, it may harm the chantry as a whole. Scusate ragazzi, mi era un attimo avuto un problema tecnico. I documenti che Marjolaine ha venduto a Commander Kane erano miei. I documenti usati contro di te. Siete stata voi? Riguardava l'esercito orlesiano. Parliamo di tradimento. Il mio tempio riceve i movimenti delle truppe per officiare sul capo. Mi erano stati rubati in un momento di debolezza. Non sapevo perché Marjolaine teresse tanto a me, però mi faceva sentire così giovane. Mi state chiedendo di andare a riprenderli? Forse pensate che questo ci procuri una causa comune? Nella mia professione la causa comune ha un significato molto più profondo. Ma sappiamo entrambe che ci sono ancora questioni irrisolte. I miei documenti, le tue necessità. Non mi serve niente. Ne dubito. Conoscendo le profonde ferite che hai subito, posso dirti dove si trova Marjolaine, dove si trova il comandante Raleigh. Aiuta Orlais e te stessa.
Avvisami appena decidi di essere pronta. Pam pam pam. Quindi noi siamo stati traditi. Dobbiamo andare a fare fuori quella stronza di Marceline. Mi pare più che comprensibile. Sì, vai, ciao, le provviste, sì. Come facciamo? Allora, cosa che mi serve? Boccone doppio. Boh, tieni, tanto non ho il Mabari, quindi non mi serve un caio. Di armi fa schifo. Non mi servono. Nada. Nothing. Ok, però è qualcosa di utile da vendermi. Non mi piace. Oh, se magari qua hai qualcosa di un pochino. Ah, boh, qua. Tomo della cosa fisica, tomo del contenitore mortale. Ma sì, dai. Mi prendo questo così mi posso potenziare. Un po' di pronti soccorso. Anche quello normale. Ma sì, ne prendo anche un altro. Due cure maggiore. No, boh, ne prendo una. E basta. Posso prendere altro? No. Nient'altro. E vabbè. Dov'è il libro? Aspettate, mettete un attimo le cose qua. Qua questo. E qua questo. Minore. Medio. Superiore. Superiore, ho detto. Questo lo sposto qua. Questo lo sposto qua. Qua metto i veleni. Balsamo. Massimo di un'ora a un'unità di un elemento del fuoco. Metto anche questo. E ci metto pure questo, tanto per averlo, tanto per usarlo. E attivo il tomo di tecnica fisica. Così guadagno un punticino. Ah, posso mettere un'altra specializzazione. Destrezza. Assassino, va. E imparo il marchio della morte. Ah, non l'imparo però. Metto, dov'è? Azzoppare mi pare una buona scelta. Ok ragazzi, siamo arrivati alla chiesa. Nella prossima missione dobbiamo andare a far fuori Marceline. Quindi direi che possiamo fermarci qui, prendere una piccola pausa e nella prossima parte andare a vendicarci. Quindi dal vostro Shen è tutto. Mi scuso ancora perché il punto in cui non ho potuto parlare, ma ho avuto un piccolo problema tecnico col microfono. Maledetto cavo di merda. Sì, perché ce l'ho con un cavo non wireless. Merda. Boh, ci vediamo alla prossima parte di Canto di Liliana, dove ci vendicheremo su Marceline. Hello guys, benvenuti alla quarta parte del Canto di Liliana. Dobbiamo andare fuori Marceline, quindi noi partiamo per la nostra avventura. Marceline mi farà scordare la non mi ricordo più la voce. Qual era? Aiuto. Sarebbe un vero peccato deluderla. Sono pronta. Ditemi dove si trova. Ditemi cosa posso... Dove posso trovare? Solo per i tuoi scopi personali. Volete quei personali documenti? Oppure no? Non se questo porterà altro dolore. Non dimenticare che... Uffa, mi sto confondendo tutte le voci, merda. Voglio che Marceline soffra. Marceline mi è ingannata e non intendo perdonarla per questo. Ti capisco, ma se sono soltanto le tue azioni a motivarti, significa che lei ti tiene ancora in pugno. Marceline è un Relic. E con Relic vince anche di un passaggio attraverso il mare del risveglio. Io ho suggerito un sentiero. Fai attenzione. Ok, si parte per una nuova missione verso i mari. Carino come posto, arriva in barchetta, mentre lo ci vedono. Frecciate! Sei patetica! Ti trovi nel cuore del mio ferello! Cosa credi di ottenere? Ascolta il comandante, bambolina! Qui non c'è nessuno, non c'è nulla, nessuno e niente per voi! A parte la tua testa, si intende. Dai, ammazziamo un po' di nemici, va?
Vabbè, nemici molto potenti, direi. Ok, facciamo fuori la balestriera. No, fuori il mago. Bam! Via la testa! Mi piace staccare la testa ai nemici. È una cosa talmente goduriosa, staccare la testa ai nemici. Ma tanto goduriosa. Non potete capire quanto si gode tagliare una testa a un nemico. Bam! Via! Ok, sentiero della gola. Cacciatore delle sabbie. I sabbipodi. Potrebbero essere veramente chiamati sabbipodi. Mamma, mamma, brembata. Quanti cavolo sono? Ok, sono morti. Direi che sono morti. Sono abbastanza morti. Sentiero della gola, andiamo avanti. Chi è quello laggiù? Oh, shit. Oh, cacca. Due bronti. Ok, uno è andato. E due andati. Bello, mi è piaciuto, una bella battaglia. Allora ragazzi, qua un attimo io faccio una cosa, salvo la partita, perché questo punto è fottutamente difficile. Vi spiego perché. Abbiamo davanti a noi due strade. Questa di qua, dove dobbiamo andare, e questa di qua, dove ci sono dei nemici, balestrieri e robe così. Se noi andiamo qua in centro e ci muoviamo tutti, ci troviamo i balestrieri da una parte, i guerrieri semplici dall'altra e quel fottuto mago bastardo qua che ci lancia delle skill della madonna che ci tirano via un fottio di vita. Dobbiamo riuscire ad attirare un gruppetto di nemici verso di noi, portarli qua, ammazzarli, tornare qua, gruppare la roba, ammazzarli e fare fuori il mago. È abbastanza complicato, devo essere sincero. Ok, abbiamo attirato solo un nemico. Non è proprio il massimo. Ah no, ecco, ne arriva un altro. Ok, allontaniamoci. No, 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 no. Cosa fa quello, un idiota? Idiota di merda. Silas, Sisal. Che idiota di merda. No. Attiriamolo, attiriamolo, attiriamolo. Attiriamolo ancora un po', attiriamolo, attiriamolo. No, fermo. Vabbè, ammazzalo tu, dai. Bravo. Complimenti. Peccato che però non hai abbastanza mana. Quindi ti tocca usare una pozione dell'Irum. Perfetto, adesso puoi usare risveglio sul tuo amico. E dovremo ammazzare il mago bastardo. Dai, muori, 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 ti prego. Non ti destunnare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non avete potuto vedere cosa fa questo mago, ma ve lo spiego io. C'ha praticamente tutte le skill che stunnano, tutte. Quindi immaginatevi, stunnati in mezzo a guerrieri e arcieri. Non è tempo di andare da una parte che si è già ristunnato e attaccato di nuovo dagli altri. E praticamente si muore in un decimo di secondo. Vabbè, allora, mettiamo qua l'arco e le frecce infuocate che potrebbero tornarci utili più tardi. E possiamo andare avanti nella collina.
Ecco dei nemici, yeah. Ah, yeah. Qua abbiamo le guardie. Bam. Bam. Stiamo avvicinandoci alla fine della DLC. Attenzione, qua avremo la battaglia finale. Pam 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 pam. Potremmo farla in un'altra parte? No, concludiamola in questa, il gioco. In questa modo. Oh, cacca merda, un drago. Non esattamente le migliori delle cose che potevano apparire, però. Che è successo? Allora, tu, amico, curati, va? Se no qua ci lasci le penne. Infatti mi cura anch'io. Bam, un calcio al nulla. Fantastico, direi. Ok, siamo di Dovahkiin. Mago di meno. Adesso c'è il boss, il comandante Aya. Il comandante Aya. Stunnati. Yeah. Bacio della vipera. E anche veleno concentrato. Eppure il momento di natura minore, va. Ah, oh, cazzo, merda, le palle. Oh, scusate, era un commento del personaggio, non mio. Che bella arma che c'ha. Sei più forte di quanto diceva Marshall. Ora capisco dove proviene la reputazione dei bardi di Orlais. Però ricordo quella ragazzina spaventata della mia cella. Celis, è tutto tuo. Non ti ucciderò. Non ti ucciderò. Non sono così egoista. Aia. Thanks for that. Ti ringrazio. Di nulla. Ecco Marjolaine, buttala giù dal dirupo anche lei. Tutto questo, tutte queste vite schicciate, è più divertente quando si va sul personale. Chissà cosa ha offerto quella madre per i suoi documenti. Qualcosa di eccitante, come quello che ho offerto io per averli, per caso. Riguarda il vostro tradimento. I documenti non c'entrano. Li avrei presi anche in cambio di niente. Allora avevo ragione a considerarvi una minaccia. Non provateci. Ciò che avete fatto non ha scusanti. Quando avete iniziato a contraddirmi, ho capito che prima o poi mi avreste tradita. Perché io avrei fatto lo stesso. Quindi vi ho preceduto. Noi siamo uguali. No! Impossible. It's impossible. Davvero? Però eccovi qui con un'arma in mano. Tutto questo finisce qui. Non sono più la vostra bambolina. Non sono il vostro specchio. Allora invertiti. Vi svegliereste ogni mattina temendo la mia lama. Marjolaine. Noi siamo uguali. Nope. Che è successo? Volete sapere un segreto? Faccio la narrazione adesso. Tengo segreta la mia scelta, perché nemmeno ora sarei dire qual è il finale migliore. Non faccio più la voce perché è veramente impossibile. E poi la parte finale, quindi preferisco fare la mia voce, una roba più seria.
Ma l'essenza di questa storia riguarda la facoltà di scegliere. Tutto il resto è una questione di punti di vista. Tutto cambia quando si trova uno scopo. E così finisce il canto di Liliana. Spero che questa DLC vi sia piaciuta, ragazzi. È stata una bella DLC, il canto di Liliana è un contenuto premium di Dragon Age Origins. Se vi è piaciuto veramente tanto, potete chiedermi di fare un'altra di queste DLC. Però non potete scegliere quale. Potete massimo chiedere, fai un'altra DLC di Dragon Age. E io sceglierò, tra quelle che possiedo ovviamente, quale fare, quale mi ispira di più. Magari può essere che prima o poi finirò a farle tutte, chi lo sa. Comunque per ora possiamo dire conclusa questa DLC del canto di Liliana di Dragon Age. Quindi spero vi siate divertiti e ci vediamo ad un prossimo video. Qui da Shen è tutto. Ciao ciao ciao.